Amici di Sportrun, benvenuti alla settima puntata di 50° minuto calcio a 5. Siamo qui al centro sportivo Bettinelli di Milano, che cortesemente oggi ci ospita per questa puntata che si presenta quanto mai ricca. Infatti abbiamo, oltre a Dario Migliavacca, che saluto, ciao a tutti, responsabile calcio a 5 come sempre, che ci coordina e collabora con noi per la calcio a 5. Abbiamo due bomber di razza: Augusto Papa alla mia sinistra, bomber del Fine Time Player girone E, sì. Invece alla mia destra abbiamo l'altro bomber, Davide Beretta, della Grande Piazza, formazione lo scorso anno campione di Sportrun, dunque ospiti illustri per questa puntata. Allora Dario, cominciamo subito a fare il punto sul campionato, partendo dal girone A, dove proprio milita la Grande Piazza del nostro bomber Davide Beretta. Sì, direi che la Grande Piazza continua la sua corsa al primo posto in assoluto. Anche questa settimana scontro importante con la Meneghina, si è aggiudicata la vittoria per 7-2, e perciò Davide ancora una volta sugli scudi. 42 gol già segnati fino adesso, quindi vuoi sfondare quota 100 reti quest'anno? Diciamo che 100 reti le ho toccate l'anno scorso nel girone 107, però quest'anno toccare quota 100 è un bel traguardo, perché comunque le squadre sono molto attrezzate, ho notato squadre organizzate, nessuna molla, e quindi quest'anno non è facile fare nessuna partita neanche con la penultima o l'ultima in classifica. Infatti la classifica è proprio spezzata in due, come vediamo, no? Ci sono quattro squadre che lottano per i playoff e poi la Meneghina in quinta posizione a 7 punti di distacco dal quarto posto. Però il grande recupero, no? La Meneghina. Ma sai, un po' alterna anche lei da settimana a settimana, devo dire. I Millennium tornano a vittoria contro i Ferpacciai e il Real Bombasita, anche loro 5-3 contro i Reds, mantengono la terza posizione. Ecco, chi la Bomberetta, quali sono di questi avversari che abbiamo citato, quella che ti sembra la più pericolosa per la vittoria del girone? Diciamo che a livello di girone abbiamo un buon vantaggio, siamo una squadra che sa le qualità che ha, quindi i 5 punti che abbiamo già guadagnato pensiamo di mantenerli fino alla fine. Vedo molto bene una squadra che non mi sarei mai aspettato, che è quella che mi ha stupito di più fino adesso, che è il GS Cortile, dove fino al sesto minuto del secondo tempo eravamo ancora 0-0, anche se poi la partita è finita 6-1. Quindi una squadra di ragazzi ordinati, tecnicamente validi, quindi una bella sfida. Poi c'è Real Bombasita, una bella squadra, e Millennium, che ancora dobbiamo affrontare, ma una vecchia conoscenza del girone. Quindi. Infatti l'ultima giornata propone proprio lo scontro diretto la grande piazza Millennium. Passiamo allora, Dario, al girone B, dove qui c'è un duello, no? Girone B, sì, sorprende dopo 7-8 partite positive la sconfitta dei Reebok contro la R. Erano partiti subito con una sconfitta, poi piano piano era in crescendo. Questa settimana sono usciti sconfitti in una partita importante, anche perché rivaluta le quotazioni della R e di Capitan Listro, perciò arrivano anche loro, anche qui una quarta posizione a 15 punti per gli AR. Direi che ci sarà meno 6-7 squadre ancora in corsa, no? Sì, se guardi la classifica c'è Golden Army 19, Reebok 18, Lavelli 16 e AR 15. Anche qua i Lavelli potrebbero approfittarne settimana prossima per migliorare ancora di più la loro classifica, visto che ci sarà lo scontro diretto anche qui Golden Army. Sì, tanto Golden Army vedo che è ancora una partita da recuperare, no? Quindi potrebbe laurearsi dunque campione d'inverno. Sì, esatto. Anche i Corsari, una prestazione più che convincente questa settimana, si aggiudicano 7-2 il big match contro il Centro Coltelleria, perciò anche loro si piazzano in quinta posizione a 13 punti, magari in attesa di qualche sgambetto contro qualcuno.
Passiamo poi allora al girone C, dove anche qui abbiamo due formazioni che si contendono il titolo d'inverno, no? Hotels e Mambo. Anche se in Moldova piano piano stanno dando un'impronta al loro primo campionato che fanno con noi. Anche questa settimana hanno vinto 9-3 l'incontro con il New Team e si posizionano in terza classifica a pari punti con i Wildorf, che hanno sofferto un po' nonostante i Dora Baltia purtroppo sono in fondo alla classifica, però una partita vinta per 3-2 soffrendo. Quindi questo dimostra che bisogna sempre, no? Adesso chiedo anche ad Augusto Papa, sì, tutte le partite bisogna giocarle, perché nel calcio a 5 soprattutto non c'è mai nulla di scontato. È vero, perché comunque si parte, magari si gioca con delle squadre che si difendono molto bene all'inizio e quindi non ti danno possibilità di segnare subito, quindi bisogna sempre prendere l'iniziativa. Altro da segnalare, Dario, in questo girone? Ma direi gli altri stanno un attimo assestandosi anche loro, vediamo un po', i game flap magari potrebbero risalire un attimo, ma qui abbiamo sempre il solito capocannoniere Livio Rocco Torre, esatto, ormai 24 gol, 24 reti, secondo posto Vagliante, no? Sempre degli hotels, quindi diciamo che si stanno comportando i gibelli del gol, sì, no? Anche qua settimana prossima ci sarà lo scontro Moldova-Wildorf, vedremo un po' chi sarà la terza sorpresa della classifica, ecco. Bene, passiamo al girone D. Il girone D continua la corsa dei CC Concilio e dei Pantone, anche se i Pantone questa settimana hanno subito una netta sconfitta per 4-1 dai Little Pub, i quali si ripropongono come outsider del girone. Eh sì, due soli punti dalla coppia di testa. Esatto, i CC Concilio hanno battuto il Kral Deutsche Bank del Bomber Alba, che purtroppo oggi è assente e comunque guida sempre a 34 gol la classifica capocannonieri. Devo dire che i Little Pub di Ripullone con questa vittoria guadagnano sicuramente delle credenziali per il proseguo del campionato, vedremo un po'. Bene, allora passiamo al girone E. Il girone E. Con voi gireremo maggiormente, sì, il nostro Augusto. Bomber Augusto Papa, visto che niente, i player comandano, no? Io ho assistito appunto queste due partite questa settimana, i Fintan Players hanno vinto 11-3, anche se all'inizio, diciamo alla fine del primo tempo, erano 4-3 in vantaggio. Come ha detto Augusto, infatti c'è da soffrire, marcature molto strette, anche se devo dire che è un bomber di razzo, ho avuto la prova di vederlo all'opera, devo dire che ecco, quali sono effettivamente le tue caratteristiche principali come bomber? Le mie caratteristiche, diciamo che comunque uso tanto il corpo e la velocità nel girarmi, quindi nel girarmi e calciare e spiazzare, cercare ecco, di spiazzare il pallone. Che è una dote fondamentale in questo sport, si gioca nello stretto, arrivano tantissimi palloni, a differenza del calcio dove magari un attaccante prende un pallone a partita. Diciamo che bisogna avere abbastanza i piedi buoni per... Certo, certo. Sì, poi è una squadra molto quadrata, infatti vedi, hanno subito solo 10 reti, devo dire che in sono campo... Sono davvero pochissime. Esatto. Ecco, vedo che avete cinque punti di vantaggio sulla Real Piazza Europa, è già un buon bottino, no? Pensate che possa già essere la fuga buona o io ancora ci sarà da soffrire? Penso di sì, ci sarà da soffrire sicuramente, perché comunque adesso le squadre con noi si comporteranno sicuramente diversamente, non conoscendoci prima, conoscendoci adesso sicuramente si comporteranno, sarà più dura per noi il girone di ritorno. Sì, anche perché il Real Piazza Europa non molla, anche questa settimana hanno giocato con noi Azione 13-1, e Mendola Salvatore anche lui si posiziona a 20 reti, perciò, mentre il Trezzano Soccer 5 anche lui a 15 punti. Ma Trezzano pronti... mi sembra in grande, sì, crescita, no? Rispetto alle prime giornate dove ha avuto un attimo di qualche... difficoltà, anche loro stanno crescendo piano piano, perciò direi un campionato con grosse sorprese, non ancora una strafavorita, ci sarà da divertirsi ai playoff. Ecco, per quanto riguarda i playoff, già parliamo magari del futuro, tu conosci qualche squadra anche degli altri gironi, c'è qualcuno che temi particolarmente, oppure finora guardate solo il vostro girone, non vi preoccupate? Per ora guardiamo il nostro girone, poi sicuramente penseremo ai playoff, magari andremo a guardare qualche partita di un altro girone, sicuramente vorrei andare a vedere il Bomber Davide Beretta, per vedere come giocano. Ecco, parliamo un po' anche della storia della vostra società, se possiamo chiamarla così, sì, no? Ecco, come siete nati,
ecco, raccontaci un po'. Allora, la mia squadra è nata, diciamo, i miei compagni di squadra giocano da tanto tempo insieme, io sono 3 anni, comunque sono ben amalgamato nel gruppo e siamo compatti, siamo una squadra, diciamo, ordinata e ci conosciamo da tanto. Ecco, vi allenate oppure giocate solo le partite? No, giochiamo solo le partite. Questo va ovviamente a vostro merito, perché insomma subire così pochi gol vuol dire che c'è anche una buona organizzazione difensiva, no? Spazio ora ai servizi, poi ci rivedremo per la chiusura. Buon divertimento. Serata speciale di 50° minuto nel centro sportivo di Trezzano. Siamo in compagnia dei capo classifica dei Fintan Players. Abbiamo qui il capitano Catalano Salvatore. Buonasera. E il bomber Papa Augusto. Buonasera. Allora, capitano, stasera è una partita abbastanza tosta, direi. Sì, è una squadra molto, molto forte quella che abbiamo di fronte. Tra l'altro conosciamo anche 3-4 persone, sono proprio amici, e perciò ci teniamo a fare bella figura stasera contro di loro. Speriamo di vincere, solo questo. Bomber, allora, vedo 28 gol all'attivo, siamo in forma smagliante. Sono abbastanza carico anche stasera, come al solito. Speriamo di continuare così. Venerdì sarai nostro ospite con altri 2 bomber di eccezione in trasmissione, ci sarà Davide Beretta e Alba Alessandro, tutti che viaggiate una media di 30 gol, direi un bottino importantissimo. Sì, sono tanti. Obiettivi? Obiettivi: vincere la classifica capocannoniere totale, direi. A questo punto ci siamo. E la squadra chiaramente i playoff. Quello sono non convinto, ma quasi, che riusciremo ad arrivarci. Ok, grazie a tutti e due, buona partita. Dario. Buonasera. Ed ecco invece i componenti della squadra del Dream Team, italiano Giovanni e italiano Simone, anche lui con 11 gol all'attivo. Allora, bomber, pensiamo di raggiungere... Ci spero. Ci spero. Papa Augusto e gli altri capoclassifica? Io ci spero. Beh, direi che la classifica stasera è una partita importante per la classifica vostra. Ma io spero di fermarli, saremo l'unica squadra che li ferma. Sareste l'unica, infatti. Esatto. Tutti gli altri hanno avuto sfortuna, noi invece vinciamo. Vincendo stasera chiaramente potrebbe essere... E si riapre tutto il torneo, di sicuro si riapre il torneo. Poi abbiamo meno 3 punti con loro e allora è ancora tutto da giocare. Vedo che anche a livello di fair play andate bene tutte quante, correttezza in campo, tutti amici. Ottima cosa, la squadra era stata fondata per questo e rimane questo l'obiettivo. Un parere sull'organizzazione nostra? Perfetto, bellissimo, il primo anno che gioco, sono contentissimo e spero altri tornei così. Ok, grazie e buona partita. Grazie. Siamo in compagnia di Mendola Salvatore, Real Piazza Europa. Salvatore, partita importante, vedo che in caso di vittoria potreste salire al secondo posto in classifica. Sì, noi ci teniamo tanto a questo secondo posto, perché quelli davanti a noi sono fortissimi, dobbiamo arrivare secondi a tutti i costi. Beh, i risultati parlano chiaro. Sì, siamo una squadra bella tosta, già dall'anno scorso abbiamo già partecipato a questo torneo e ci vogliamo rifare per vincerlo. Vedo che anche a livello di fair play un punto soltanto di penalizzazione vuol dire un ottimo comportamento in campo. Sì, siamo una squadra bella composta in campo, che ci giochiamo corretta. La nostra partita, corretta. Ok, grazie, buona partita. Grazie a voi. Ed eccoci in compagnia di Ricci Adriano, capitano dell'aviazione. Capitano, allora, campionato un po' strano il vostro. Sì, abbastanza, ma noi veniamo per divertirci, non è che... Vedo che siete tutti amici fra tutte le squadre qui del girone di Trezzano. Sì, più o meno ci conosciamo tutti. Sì. Questa prima vittoria quando arriverà? Forse stasera, me lo auguro. Siete, vedo sempre contati, in 5? 5. Ogni partita? No, quasi. Quasi. Difficoltà per reperire la gente? Sì, per il lavoro, tutte quelle cose là. Va bene, dai, speriamo bene che stasera vada in porto. La ringrazio. Buona partita. Buona serata, salve. Perfetto, allora, per oggi è tutto. Ringraziamo i nostri ospiti, a cominciare da questo Papa. Grazie. Grazie a voi. Davide Beretta, grazie. Il nostro bomber
qui a destra, Dario Migliavacca. Ciao a tutti, ci vediamo 5. Fra due settimane. L'appuntamento non è la settimana prossima, visto che c'è la sosta, ma tra due settimane, quindi tra 15 giorni, quando si disputerà Dario l'ultima giornata del girone d'andata. E dunque verranno assegnati i titoli d'inverno nei gironi non ancora decisi. Da Rinaldo Badini è tutto, allora appuntamento fra 15 giorni con il 50° minuto.